high performance in the Motor Valley sounds like this. Or like this. This is music for enthusiasts, but it is about to change forever. The ecological transition, that is, the challenge to bring CO2 emissions to zero, demands choices that are necessary for the good of all. But at the same time, it represents an opportunity. Transition rhymes with revolution, indeed, and revolutions stimulate human ingenuity to develop new technologies and solutions to problems that look insurmountable at first glance. There is no shortage of ingenuity in this land, and neither is there a shortage of ability to take up a momentous challenge that involves the whole country, because mobility is an indispensable good for human beings. Making it sustainable is a duty, but then it must be accessible to all, without giving up the emotions that are the engine of innovation. In questo talk dedicato alla mobilità che ci aspetta nella Motor Valley, ma non solo. E se siamo d'accordo, come abbiamo visto adesso nel video, che le emozioni sono il motore dell'innovazione, la Motor Valley è il posto perfetto probabilmente per far nascere un motore di ricerca, sviluppo, per quel che riguarda appunto la transizione, la cosiddetta transizione ecologica. Ci sono tanti nodi da sciogliere ancora, tante complessità da dipanare, ma qui c'è il DNA che serve per risolvere le complessità, con creatività, con innovazione, insomma accogliendo delle sfide. Parleremo di questo e di altro con numerosi ospiti, il tempo non è tantissimo, l'argomento è, come sapete, enorme, vasto, e non si può semplificare oltremodo, quindi direi di cominciare subito. Ho il piacere di dare il benvenuto sul palco, al piano terra, a Claudio Domenicali, presidente di Ducati Motors Holding, non ha bisogno di presentazioni, e in collegamento con noi, se funziona il collegamento, ci sente, con traduzione simultanea, Matte Rimac, fondatore di Rimac Automobili e CEO di Bugatti Rimac, che è appunto l'ultima notizia. E Matte, partirei da te, visto che sei, diciamo, l'ospite in trasferta, perché hai anche un ruolo un po' particolare, nel senso sei un grandissimo appassionato di auto, chi conosce la tua storia lo sa molto bene, sei un inventore, sei un imprenditore nativo elettrico con insomma le tue supercar, e diciamo sei il testimonial perfetto per questo discorso che le emozioni sono il motore dell'innovazione. Però anche a te adesso ti tocca fare la transizione, perché ti sei, diciamo, Bugatti è entrato nell'orbita della Bugatti Rimac, e quindi non è così scontato. Adesso è facile anche per te dover, insomma, trasferire, elettrificare, ibridizzare un marchio glorioso come Bugatti. Tra l'altro ti abbiamo visto a Villa d'Este l'ultimo weekend. E allora ti chiedo, visto che ci state lavorando, quanto è complicato, quanto stai vedendo che è complicato per un marchio storico come Bugatti approcciare appunto la transizione? Salve a tutti, grazie per l'invito e mi spiace di non poter essere con voi in persona a quello che sembra un evento davvero molto interessante, con argomenti da discutere incredibili. Noi lavoriamo con molti dei marchi italiani e non parlo personalmente italiano, quindi il 90% di ciò che avete detto comunque l'ho colto, nonostante ogni tanto non mi arrivasse la traduzione. Io amo l'elettrico, ma mi piacciono anche i motori elettrici. Il futuro può essere molto entusiasmante, entusiasti come me e come molti di noi vogliono sempre avere qualcosa di nuovo e di utile per il futuro, ed ecco perché quando ho iniziato a lavorare in questo campo 15 anni fa, costruendo electric hybrid cars e le auto elettriche con 2000 HP, bellissime, e tutta questa storia con Bugatti, è un'altra storia comunque molto interessante,
Molti pensavano che Bugatti sarebbe passato all'elettrico immediatamente. Porsche, nostro partner, era pure favorevole, quindi dobbiamo avere tecnologia per fare le auto elettriche, quindi la cosa più semplice sarà quella di fare le Bugatti elettriche. Per noi la cosa più semplice è in realtà si poteva convertire molto in Bugatti di quello che avevamo, e poi pensare di fare una Bugatti così sarebbe interessante, ma è un brand già comunque di per sé molto forte, con forte una forte legame anche emozionale al motore a combustione. Quindi importante per noi utilizzare Rimax, come sapete, come l'Apple Watch, dove si può fare molto in termini di innovazione, di connettività, caratteristiche di self-driving, oppure tutti i dispositivi che possono aiutare i corridori sulla pista. Quindi le cose non sono solo inerenti a Bugatti. Naturalmente Bugatti deciderà se la prossima auto sarà elettrica. Stiamo sviluppando un motore elettrico da zero. L'auto che sarà più emozionale come motore a combustione per il prossimo decennio e per il mercato sarà qualcosa che le persone da me non si aspettano proprio. Devo combattere un giorno con molte persone, anche i nostri partner, dove devo convincere le persone del fatto che Bugatti non deve passare all'elettrico immediatamente. Quindi, nonostante se vengo dall'era elettrica fin da sempre praticamente, credo vi sia spazio comunque per i motori a combustione elettrica, e il lato emotivo, le emozioni quando non hai potenza di 2000 cavalli, sicuramente non ti manca l'emozione che vengono dal motore a combustione, no? Perché c'è il rombo del motore. Comunque credo che il motore a combustione abbia senso per Bugatti, e non solo per i prossimi 2 anni, ma per un periodo di tempo ben più lungo, naturalmente in sinergia con un ambiente invece elettrico, un sistema elettrico molto ben integrato al suo interno. Ed ecco che questo sia interessante per i prossimi anni. Legata ai clienti, i clienti sono speciali per definizione, tutti i clienti sono speciali, ma credo che i clienti Bugatti siano più speciali di altri per tutta una serie di ragioni. Quindi quanto questa scelta è anche dettata dallo studio che avete fatto sulla vostra specialissima clientela? Non ho capito. Non ha la traduzione. Ok, so I can give you the question in English, no problem. Anyway, all clients are very special, but I think that Bugatti's customers are more special than the other customers. I clienti Bugatti sono più speciali, quindi la scelta di essere step by step sulla elettrificazione è che i clienti forse hanno desideri diversi in termini di elettrificazione. Interessante, perché i clienti Bugatti sono così diversi, sono clienti che hanno una amano quest'auto che ha una storia molto antica. Adesso abbiamo i clienti invece moderni di Budacco e Bugatti, e alcuni si sovrappongono a quelli del passato, quindi i clienti aristocratici di un tempo, poi abbiamo invece i rappers, quelli più giovani, quindi è una clientela variegata. Ma pensiamo che questo sia uno step, un approccio step by step, per piccoli gradi, facendo vedere quali sono i vantaggi che verranno dal fatto dell'avere un nuovo prodotto. E sicuramente pian piano i clienti faranno il prossimo passo. Bisogna fargli vedere quali sono i benefici dell'utilizzo dell'elettrico, quindi il fatto che i motori non sono inquinanti o non fanno troppo rumore, arrivare in città senza avere problemi perché non puoi entrare nel centro cittadino, oppure avere tutta una serie di cose che puoi fare e che sono interessanti. E quindi è importante per il cliente far vedere che
cosa si può fare con questi veicoli? Come i clienti Tesla che amano queste auto, ma per Bugatti sicuramente vogliono qualcosa di diverso. I clienti Bugatti sono speciali, ma non penso che i clienti di Ducati siano meno speciali e meno esigenti, soprattutto quando si parla di passione per la guida. Quindi la domanda che ti faccio è, per entrare nell'argomento dal lato due ruote, è più complicato trovare una tecnologia adatta al ducatista da un punto di vista dell'elettrificazione o convincere il ducatista che l'elettrificazione è la strada giusta? Un po' marzulliana questa domanda, però insomma lascio okay, a te. So, allora facciamo in Italia. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Matte, I don't know if you see me. Actually, we were together a couple of years ago. Abbiamo lavorato insieme un paio d'anni fa, quindi grazie di tutto, grazie di esserti collegato con noi. Just before pandemic. Già prima della pandemia ci eravamo visti e avevamo passato una giornata insieme, quindi mi ha fatto molto piacere rivederti. Quindi fai parte della famiglia, sostanzialmente oramai sei un cugino. Sì, ma faccio parte sempre del gruppo Volkswagen. Funziona, quindi puoi andare in italiano. Ok, bene. Quindi la domanda marzulliana era se più fatica fare un prodotto che va bene ai ducatisti o più un prodotto fatica elettrificato che va bene ai ducatisti o convincere il ducatista che l'elettrificazione è la strada. Ma allora, penso che sia più fatica la prima, quindi è più fatica fare il prodotto, perché noi siamo un po' così, no? Cioè siamo un'azienda fortemente vincolata con i suoi appassionati, molto emotiva, fatta di gente molto appassionata ma anche molto orgogliosa, quindi un pochino anche presuntuosa. Questo. E quindi pensiamo che quando penseremo che il prodotto è giusto gli piacerà anche a loro, questo è un po'... quindi, però è fatica farlo, quindi pensiamo però che quando il prodotto sarà buono per noi si convinceranno, perché si fidano, perché... È un po' come noi fossimo una boutique che selezioniamo i pezzi migliori del mercato e poi il cliente viene da noi e lo compra perché si fida da noi, no? Anziché selezionarli, noi li facciamo proprio. Questo è come ci vediamo noi. Quindi questo è il motivo per cui ci siamo messi dentro questa avventura della Moto E, perché noi abbiamo un'esperienza sicuramente importante nel mondo della progettazione, dello sviluppo di moto molto emozionanti, performanti. Noi vediamo noi stessi come una combinazione che diciamo magica fra arte e tecnologia, quindi questa parte della bellezza con questa parte tecnologica che poi scatena le emozioni, no? Quindi tecnologia non fine a se stessa ma per le prestazioni, per l'adrenalina che ti può dare, e abbiamo una grande esperienza sicuramente nel mondo dei motori a combustione interna. Penso che sia abbastanza comune l'idea che sia nelle moto di produzione che nella MotoGP i motori Ducati sono una roba seria. È l'unico motore che sia acquistabile, omologato, il motore del V4R che fa oltre 16.000 giri di regime di rotazione, quindi insomma una roba che insomma, sono degli orologini su cui siamo capaci. Nel mondo della parte elettrica, che non vorrei chiamare mobilità perché mi rimane qua la parola mobilità, per noi è un po'... Noi non facciamo mobilità, no? Troppo razionale. Quindi una roba, noi se uno si vuole muovere compra un'altra roba, noi vendiamo emozioni, quindi se vuoi c'è un'emozione elettrica, non mobilità elettrica. E quindi per fare emozioni elettriche, prima di ogni altra cosa, prima di convincere gli altri, bisogna capire se siamo capaci di farlo, primo, ma oltretutto se è fisicamente possibile farlo, perché è un po' come Elon, no? Lui c'ha l'idea dei principi primi, il metodo dei principi primi, no? Cioè ci vuole tanto alluminio, tanto ferro, tanto acciaio, quindi il costo deve essere questo, lui parte dalla fisica. Alla fisica non si mente, quindi se la densità di energia delle batterie oggi acquistabili è 180 watt-ora chilo, 200, 220, 240, quella è. E quindi se mi servono 17 kWh di pacco batterie, la massa che devo caricare a bordo veicolo è questa. Poi c'è tutta la parte invece su cui, data un certo pacco batteria, c'è la competenza, la conoscenza, quindi la capacità di sviluppare un motore elettrico ben raffreddato, un pacco batterie, un inverter ben raffreddato. Nel mondo della mobilità elettrica, Matte è il maestro in questo, noi stiamo andando a scuola, quindi oltre che cercare di capire se funziona, stiamo sviluppando persone, cioè stiamo proprio creando competenza, conoscenza
verticalmente partendo dal mondo delle corse, che è dove ci viene naturale, no? E quindi quando poi nelle corse questa cosa funzionerà, ne faremo un prodotto di serie se e quando le batterie saranno sufficientemente dense. Ci stiamo rendendo conto che il raffreddamento è una cosa importantissima, quindi stiamo facendo molti test per fare in modo che la performance sia stabile dall'inizio alla fine della gara, perché a mano che le temperature crescono poi la batteria cala di performance, il motore è uguale, l'inverter idem. Quindi tutta la parte di raffreddamento è sicuramente importantissima, ma se vogliamo si ripercorre un po' la storia del motore termico. I motori erano raffreddati a aria quando sono nati, no? Poi ci hanno messo 50 anni, hanno capito che dell'acqua faceva meglio che dell'aria, ma ci hanno messo 50 anni, e poi dopo dal raffreddamento all'acqua nel mondo della Formula 1, raffreddamento ad alta pressione, così salgo, insomma, diciamo che il motore ha avuto 130-140 anni di sviluppo. Sulla parte della mobilità elettrica ad alte performance siamo all'inizio, non c'è ancora, quindi, però c'è una crescita molto rapida. Quindi la risposta è la prima, è più difficile farla che convincerli, e siamo a scuola noi a questo punto per convincerci noi che la cosa funzioni. E questo è un aspetto fondamentale, perché effettivamente siamo all'inizio di una nuova fase, c'è tanto ancora che si può fare e si può inventare, quindi tante opportunità, e sono d'accordo insomma sul learning by doing, che è fondamentale, e soprattutto pone di nuovo al centro le corse, perché il travaso diventa di nuovo fondamentale da questo punto di vista. Allora torno su Mate, perché chiaramente l'oggetto motocicletta, do you have the translation, Mate? Ok, l'oggetto motocicletta è più complicato in quanto c'è meno spazio e non si può giocare troppo col peso, o meglio, bisogna avere poco peso, perché sennò le emozioni che diceva Claudio non si trovano. Con le automobili... Però la supercar è uguale. Allora, sulle supercar, infatti, volevo girare la domanda a Mate a livello di provocazione, perché sulle supercar sì, il peso è fondamentale, però hai dei margini di manovra probabilmente più come dire alti, e quindi ci sono persone che cominciano a dire convintamente che una supercar elettrica è in realtà divertente da guidare. Poi ci sono filosofie diverse, io ho parlato con diversi collaudatori, anche collaudatori storici della Motor Valley, Loris Bicocchi per non fare un nome, che conoscete sicuramente tutti e che conosce anche Mate, e ci sono, insomma, c'è chi si sta ricredendo, eccetera. Quindi chiedo a Mate, cosa dici a chi dice che un'auto elettrica, una supercar elettrica non può essere emozionante come una supercar tradizionale? Anche perché tu di persone, diciamo, che ti hanno criticato, diciamo, le emozioni delle elettriche ne hai ascoltate parecchio da quando hai iniziato la carriera, da quando hai convertito la tua prima BMW. Io devo dire, Claudio lo sa, sono stato già a Borgo Panigale prima, tante volte, e ho provato le Ferrari, quindi sono un fan delle auto della Motor Valley. Ovviamente ho molti eroi in questo ambiente e che sono stati per me un esempio, soprattutto agli inizi della mia carriera. È vero, la domanda è, ci sono più domande a cui rispondere, fra cui se le auto sportive, super sportcar, sono divertenti. Sono ovviamente sincero, non è che voglio fare qualcosa di bello per il fine a se stesso, no, voglio che sia divertente. È incredibile quello che si può fare, è veramente pazzesco. È incredibile che cosa riescono a fare i piloti con la trazione a quattro ruote motrici, e quindi non bisogna cambiare marce quando si entra in curva, si esce dalla curva, c'è una manovrabilità incredibile, quindi non c'è nessuna sottosterzata o sovrasterzata. E quindi una volta che c'è una sovrasterzata praticamente si rimane nei limiti dell'auto, quindi non si scivola, non c'è, e poi si utilizzano le telecamere
c'è una buona predizione del posizionamento dell'auto rispetto alla carreggiata, alla pista, quindi anche questo è interessante e questo ti aiuta moltissimo. Questo è lo scopo per avere un miglior controllo dell'auto. Proprio ieri ho incontrato un cliente che sta facendo anche dei sviluppi dal punto di vista digitale, passando dal sistema idraulico a quello digitale, combinando tutto insieme, dà talmente tanta libertà che si può fare tutto quello che si vuole con l'auto. Ovviamente non soltanto dal punto di vista ingegneristico, dopo aver guidato un'auto come questo, cioè parliamone, tanta roba, e quindi ho guidato anche le Bugatti e niente più entusiasmante delle vera, perché naturalmente mi piacciono anche altre auto per l'emozione che ne traggo, ma questa è veramente una delle auto elettriche più forti che ovviamente per la prossima generazione dobbiamo ridurre in maniera drastica i chili, e ci siamo riusciti a ridurne almeno 4. Ma c'è un'altra domanda che influenza: qual è appunto il punto di snodo? Abbiamo realizzato una batteria di 20 kilowatt e alla fine che cosa realizziamo? Qual è il prossimo passo? Come differenziarci? Ma adesso, se andiamo a guardare la McLaren o la Ferrari, vediamo che c'è stato un ridisegno e una riprogettazione del motore, e quindi bisogna capire come differenziarci in futuro se non facciamo una differenziazione fra il motore desmodromico di Claudio, di cui fra l'altro sono un fan. Quale sarà la nuova rivoluzione desmodromica del futuro? Emozioni a cui faceva riferimento prima Claudio, ma è effettivamente vero che oggi tutte le auto, le supercar, lo 0-100 in 2,5-2,9 secondi ormai all'ordine di tutto, anche per quanto riguarda le endotermiche. Claudio, il discorso che hai fatto prima sul motorsport, che è diciamo la palestra per imparare, è molto interessante. Allora, visto che mi interessava anche affrontare il discorso organizzativo di un'azienda in questa fase di transizione, ti chiedo come si riorganizza un'azienda come la vostra quando deve studiare questo? Si apre un nuovo reparto, si cercano nuovi talenti, nuove competenze, si lascia la parte corse lavorare e poi si verifica, o state già creando magari un team? Se ce lo puoi dire, insomma, ovviamente. Ma guarda, secondo me ci sono due filosofie e ti spiego quella che seguiamo noi. C'è una filosofia che è quella di facciamo sinergia fra i reparti, quindi io metto delle persone su ogni reparto che fanno un certo tipo di lavoro e poi dopo le coordino con un project manager. Un'altra filosofia è quella invece di faccio una business unit separata, quindi li metto tutti assieme non mi preoccupo tanto delle sinergie. Noi tendenzialmente abbiamo avuto più risultati positivi con la seconda, cioè concentrando le risorse in un posto solo, alcune sono condivise, ma la maggior parte del nucleo è un nucleo che vive insieme, respira assieme l'esperienza del progetto. Quindi noi abbiamo fatto nascere attorno a una persona che poi, come dire, come una dendrite è andata a solidificare attorno tutti gli altri. Abbiamo creato un gruppetto che è il gruppo della e-performance, che l'avevano chiamato e-mobility, gliel'ho cancellata già perché è una roba che non si può vedere su un organigramma Ducati scritto e-mobility, quindi adesso si chiama e-performance. Quindi abbiamo questo gruppo separato, però in alcune altre funzioni, per esempio i calcoli li fanno nella parte del calcolo, e noi abbiamo sviluppato questa moto attraverso un lavoro comunque molto a quattro mani con questo gruppetto e una serie di risorse che stanno nel mondo dello sviluppo del prodotto di serie, perché ci interessava molto fare una cosa che non fosse solo esclusivamente dedicata alle competizioni, ma che avesse già al suo interno una serie di idee che poi possono essere messe in produzione di serie, e con la parte corse che invece sta facendo tutta la parte del testing, perché comunque è una moto da gara, il testing è molto peculiare, quando si gira con una moto con alta tensione ci sono dei problemi di sicurezza molto rilevanti, quindi c'è stata una parte importante di formazione sulla sicurezza.
Chiunque sale sulla moto riceve una formazione importante sull'isolamento, controllare, ci sono delle luci verdi a fianco che ti insegnano, ti dicono se l'isolamento è ancora garantito. No, c'è tutta una serie di procedure che vanno rispettate. Chiaro. Ma ti posso, domanda indiscreta, su 100 dipendenti quanti sono favorevoli o scettici a questo diciamo, percorso? C'è magari motivazione a provare a trovare una soluzione out of the box? Su 100 dipendenti metti che ce ne sono 10 che lavorano nel gruppo dell'unità elettrica e 90 no, i 10 sono super favorevoli, okay. E gli altri no, quindi questo è più o meno... Selezionati giustamente. Quindi è una roba tipo il Milan e l'Inter, capito? Okay. Cioè in cui... Però secondo me, siccome tu hai iniziato questo incontro dicendo questa è la mobilità che ci aspetterà o qualcosa del genere, lascerei un attimo di così, 5% di probabilità che non sia proprio così per tutto. Cioè secondo me stiamo vivendo una specie di ubriacatura in cui, non so come dire, è bianco o nero, forse ci sono anche dei grigi, quindi magari vedremo un futuro invece fra 10 anni in cui una grande parte della mobilità sarà certamente elettrica, questo penso che ormai sia un futuro segnato, ma più per l'efficienza di conversione, cioè il fattore scarso è l'energia prodotta con energie rinnovabili, che è l'unica roba che ci dovrebbe interessare, invece più o meno se ne parla molto poco, cioè, tutti bruciano carbone, gasolio, dappertutto, ma l'importante è che producano corrente. Invece se fossimo seriamente come razza umana preoccupati del pianeta, la roba che dovrebbe stare sulle prime pagine dei giornali è qual è la percentuale dell'energia di ogni paese che produco in modo rinnovabile e che roadmap ho, anche se oggi la percentuale ve la dico io, è circa il 10% nel mondo, in Italia è il 30-35%, perché veniamo da un idroelettrico, poi è stato fatto un incentivo molto importante sul fotovoltaico che poi si è fermato completamente quando l'incentivo è andato giù. Quindi la roadmap di sviluppo nei prossimi 10-20 anni di questa conversione della produzione dell'energia dovrebbe essere la cosa che ci interessa di più se fossimo seriamente preoccupati del problema della CO2. Così come la normativa che comunque sta spostando le intenzioni di tutti i costruttori, cioè i famosi 95 grammi per chilometro di emissioni di CO2 di flotta delle auto, ovviamente è quello che si chiama tank to wheel, cioè si preoccupa delle emissioni in vettura, ma non tiene conto in nessun modo delle emissioni della produzione dell'energia, no? Quindi forse per il mondo delle supercar e per il mondo delle moto, magari stamattina abbiamo parlato di idrogeno, abbiamo parlato di e-fuel, ci sono alcune soluzioni che hanno tante difficoltà ancora irrisolte, la più importante delle quali è il fattore di conversione energetica, cioè data al 100 di energia prodotta con fonti rinnovabili, quanti ne metto alle ruote? E ovviamente la parte elettrica, il rendimento di conversione di un motore elettrico è molto favorevole. Il grande vantaggio però degli fuel e dell'idrogeno è che possono essere prodotti in posti molto lontani, quindi posso produrre energia nel Sahara o in Cile, trasportarla, cosa che è molto difficile farla attraverso un cavo elettrico. Quindi questo è un po' il... È un temone questo, su cui si potrebbe aprire una discussione che dura tutto il pomeriggio, ma molto interessante, e sono d'accordissimo che non bisogna semplificare il bianco e il nero, e soprattutto le tifoserie, o meglio i partiti politici, non fanno bene quando si parla di innovazione, perché sennò ci si offusca un po' la mente. Però in pubblico dire che potrebbe non essere solo elettrica è una specie di bestemmia, non so come dire, è una roba che è molto politically incorrect, no? Sì, diciamo che perché la comunicazione, il discorso è che la comunicazione, ora non voglio difendere la comunicazione, ma funziona in realtà anche per semplificazioni, e allora quindi oggi c'è la semplificazione di tutto, però è vero, cioè non, diciamo per la mobilità generalista il tema dell'elettrico è centrale. Tornando a Mate, i minuti scorrono, abbiamo ancora poco tempo. Tu stai creando in Croazia un polo europeo praticamente di ricerca e sviluppo d'eccellenza applicato alle high performance elettriche. Ci lavorano, mi sembra, già quasi 1000 persone, stai attraendo talenti un po' da tutto il mondo. Nella Motor Valley si sta sviluppando altrettanto ed è un territorio fertile per questo, ma c'è una concorrenza fortissima, e anche questo è un tema geopolitico, Cina e Stati Uniti, che sono notoriamente più avanti dell'Europa. Secondo te c'è la possibilità che la next big thing dell'elettrico, la soluzione per esempio per garantire le emozioni o altro, arrivi dall'industria europea nel suo insieme? E cosa bisognerebbe fare per fare magari più sistema, non soltanto ragionando per paesi?
Velocemente, come fare a rispondere? Ne abbiamo discusso con la Commissione riguardo le emissioni. Chi fa, per esempio, le auto di lusso e le supercar? Sono soltanto gli europei, solo l'Europa? Ha dei costruttori tedeschi, la Croazia anche, e li esportiamo in tutto il mondo. Quindi è un settore di nicchia tipicamente europeo e sono auto che fanno pochi chilometri e quindi le auto dovrebbero essere elettriche, ma le macchine sportive che danno questa emozione alla guida e dovrebbero... Vediamo che ci sono questi posti di lavoro di alta qualità, non soltanto per gli OEM. È un prodotto da esportare, realizziamo queste auto, Ferrari, Lamborghini, Maserati, eccetera, in Europa e li vendiamo poi in tutto il mondo. Quindi secondo me non dovrebbe essere più una questione di rimanere fedeli a tutti i costi al motore a combustione interna, quindi bisogna pensare a che cosa, ad auto elettriche del futuro che diano la stessa emozione, ma questa discussione è già iniziata alcuni anni fa, già vecchia, non si discute più riguardo a questo punto collegandolo all'elettrico. È una questione del passato, abbiamo superato questa cosa, è solo una questione di tempo. Stiamo parlando qui di 5, 6, 7 anni in cui la maggioranza delle auto elettriche danno queste emozioni e quindi non sono più tradizionali. Quindi abbiamo ancora parlato di un breve periodo di tempo a questa discussione, diciamo. Appartiene al passato, a 5-6 anni fa, ma adesso non è più valida. Negli ultimi 2-3 anni le cose sono cambiate talmente in fretta, lavorando con gli OEM, non è più la questione, non è questo il punto, è una questione soltanto per il settore di high performance, questa è l'unica questione. Per rispondere alla tua domanda riguardo alla collaborazione nel far sistema, io ho realizzato una praticamente su un'isola, in isolamento in Croazia, non c'è università, non c'è un terreno fertile, non c'è un distretto industriale, niente, niente a che fare con la Motor Valley. E so che c'è molta collaborazione fra le varie aziende, per esempio dall'ARA, o l'Accademia, per quanto riguarda i giovani che lavorano in questo settore industriale collaborando con altre, con l'università, e quindi dovremmo fare una cosa così anche da noi, sarebbe bellissimo, così come voi avete fatto da voi con la Motor Valley. Non so se ci sono altri colleghi qui fra di noi, di voi, che potrebbero magari pensare a lanciare dei programmi scolastici specifici di questo tipo anche da noi, quindi anche noi vorremmo avere la Motor Valley. D'accordo, c'è l'opportunità di fare più sistema, perché io ho la sensazione che magari sì, adesso ragioniamo come distretto, ma il tema è così ampio che come Europa dovremmo fare sistema. Tu sei d'accordo su questa idea, a prescindere adesso sul discorso legato alle emozioni dei vostri prodotti? Sì, sono molto d'accordo. Sono molto d'accordo anche con Matte quando dice che una vettura elettrica è straordinariamente emozionante per quello che si può fare, la capacità di controllo. Noi, la nostra moto elettrica è fighissima, cioè è un attrezzo veramente molto divertente. Io l'ho provata 2 settimane fa a Mugello, è veramente... straordinariamente emozionante, quindi io non sono per niente preoccupato della perdita di emozione. Se dovessimo far sistema, e eravamo anche a un pranzo oggi a mezzogiorno, c'era il ministro Franco, abbiamo parlato lungamente delle possibilità di fare cose insieme, credo che dovremmo concentrarci sull'elemento più complesso oggi per rendere veramente emozionante e fruibile la mobilità elettrica, che è la batteria. La batteria è in qualche modo il fusibile del sistema, rappresenta il 50% del valore, il costo, e quindi chi produce le batterie guadagna il 50% dei soldi, detta proprio nella pratica. Quindi
È chiaro che se noi facciamo cose comprando le batterie in Asia è una roba da scappati da casa, no? Però è più o meno quello che stiamo facendo tutti, no? Quindi l'Europa dovrebbe preoccuparsi di avere una tecnologia leader di batterie. La Porsche, per esempio, sta facendo degli investimenti molto importanti su Cellforce, e quindi Matte sarà sicuramente della partita, però la Motor Valley ha bisogno di batterie speciali. Cosa vuol dire speciali? La Motor Valley, come Matte, ha bisogno di batterie anche più costose, ma più leggere, oppure a parità di peso con più energia. Quindi la densità di energia delle batterie è un po', in qualche modo, la potenza specifica dei motori a cui eravamo abituati, no? Cioè oggi uno ha un motore potente e si differenzia rispetto a un'altra cosa. Chi un domani avrà una batteria che anziché essere 240 wattora per chilo è 340 wattora per chilo, avrà una batteria che pesi il 30% in meno. Siccome una batteria di un'auto pesa 500 kg, il 30% in meno di 500 kg sono 150 kg. E sono numeri non tirati proprio completamente a caso, somigliano a quelli che potrebbero essere. E il futuro potrebbe essere anche una batteria da 400 wattora a chilo. Ma quindi qui però si tratta di avere chimici a sufficienza, e noi in Italia di chimici ne abbiamo tanti, abbiamo una storia della chimica straordinaria, che facciano ricerca di base su tecnologie che non è la tecnologia della produzione di massa, perché certamente la batteria che serve per Volkswagen non è la batteria che va bene per Matte, neanche la batteria che va bene per Ducati. Quindi perché? Perché per Volkswagen la cosa più importante è il costo per chilo, no? E quindi cosa potrebbe fare la Motor Valley? Potrebbe fare, assieme al governo, un centro di ricerca per batterie ad alte performance. Perché la batteria potrebbe essere effettivamente inventata, la batteria ad alte prestazioni, nella Motor Valley, dove altrimenti. Il tempo è, diciamo, si è esaurito, io continuerei per ore, credo anche chi ascolta a discutere, ma dobbiamo andare avanti col dibattito, quindi ringrazio Claudio Domenicali, ringrazio... Ciao Matte. Ringrazio Matte Rimaz e magari ti faccio un invito da parte della Motor Valley, visto che hai parlato così bene della tua Nevera, organizziamo dei test drive in Motor Valley, a Marzaglia o da qualche parte, anche vicino Bologna, e la facciamo provare un po' di persone. Quindi ti aspettiamo. Grazie Matte. Grazie Claudio. Thank you, grazie. E allora, è già tutto pronto, velocissimi, meglio di Sanremo, e possiamo andare avanti con il dibattito, anche se ci siamo già parecchio scaldati, perché il bello adesso è che abbiamo capito che il problema è complesso, e adesso abbiamo praticamente rappresentanti di tutti i componenti che fanno parte della filiera che devono risolvere questo problema complesso, e quindi ho il piacere di invitare sul palco, uno per uno, rigorosamente in ordine alfabetico, Nunzio Abate, Senior Director di ST Microelectronics. Buongiorno. Facciamo da qua, noi semplifichiamo. Poi abbiamo, mi sono perso il punto, e l'ordine alfabetico è fondamentale, perché sennò, ecco, Andrea Airale, co-founder e president e CEO di Beyond E. Ciao Andrea, benvenuto. Davide Danesin, GT Line Program Executive di Maserati. Prego Davide. Rolando D'Arco, CEO di Lysis SPA. Buongiorno. Giulio Lancelotti, Manager Global Responsible Software and Services di Bosch. Prego. Buongiorno. E Andrea Regalia, Managing Director di Mobility X Lead. Eccoci. Abbiamo quasi una perfetta squadra da calcetto per fare, insomma, a tema transizione, con le riserve pure, quindi possiamo cominciare subito. Però vorrei partire da un po' dal contesto, no? Prima di entrare su domande specifiche che ci sono, insomma, per ognuno di voi. E allora partirei da Andrea Regalia, che rappresenta Accenture e quindi può dare anche una visione un po' più di, come dire, di insieme. Ci puoi dare dei numeri che inquadrano il contesto in cui ci stiamo muovendo, no? Quindi questa roadmap di transizione, quali sono i vincoli che ci aspettano come industria europea a livello più mondiale e quali sono i numeri in gioco, giusto per inquadrare il contesto e poi partire con qualche domanda più specifica.
Sì, buongiorno a tutti. Non è facile, soprattutto sentiti i numeri di stamattina, di oggi, spesso anche contrastanti, non so chi l'abbia notato. Diciamoci un pochino qual è la roadmap. Obiettivo finale che come mondo, se vogliamo, ci siamo dati, 2050, avere il 90% dei veicoli circolanti, in Europa più di 200 milioni di veicoli stiamo parlando, a emissioni sostanzialmente nulle. Questo è l'obiettivo di lungo termine. Ci sono delle tappe intermedie, 2030-2035, Fit for 55 è stato menzionato prima. Io credo che ci siano anche diversi costruttori che hanno fatto annunci che cercano anche di avanzare queste tempistiche. Andare oltre questo oggi io non me la sento, credo che ci siano degli elementi di forte incertezza, riprendendo anche delle parole di questa mattina, alle quali occorre rispondere con una flessibilità sicuramente. Quindi questo è lo stato dell'arte oggi. Prendo anche le parole domenicali di prima. Il trend è definito, quindi che si vada in quella direzione non c'è dubbio. Il ritmo con cui ci andiamo sta un pochino a tutti noi. Nel talk precedente sentivo tante persone che in qualche maniera osteggiavano, se vogliamo, un pochino l'accelerazione verso l'elettrico. Capivo anche prima il punto sulla produzione delle batterie, mettersi in mano a delle produzioni straniere potrebbe non essere furbo. Il punto di vista nostro è quello di abbracciare il cambiamento, più che osteggiarlo. Questo cambiamento sta sicuramente venendo, bisogna trovare il modo come filiera, mi fa piacere essere stato anche menzionato, noi come azienda di servizi, come parte della filiera, quindi di questo ti ringrazio, per cercare di far sì che questo cambiamento sia al ritmo giusto, sostenibile, anche dal punto di vista economico, societale, finanziario, e però vada avanti. Noi abbiamo pubblicato un point of view chiamato Electric Vehicle More Than a Powertrain, quindi sicuramente si parla di emozioni oggi tanto, c'è il tema delle batterie, c'è il tema dell'e-drivetrain, senz'altro, c'è molto di più. Ci sono delle leggi che abbiamo sintetizzato, schematizzato, io oggi focalizzerei su una di queste leggi del 3, che è il cambiamento epocale che sta avvenendo nell'automotive, che riguarda tre aree principali. Una è quella delle value chain, quindi la creazione di nuove value chain, o meglio, l'espansione anche per chi produce veicoli a parti diverse, ulteriori rispetto a quella della produzione del veicolo, rispetto a come sono stati abituati. La seconda è quella della customer experience, una sessione di ricarica su 6 oggi da statistiche fallisce. Questo è un dato che mi ha impressionato. Poi oggi ho visto tutta la gente che era in giro a cercare delle prese per caricare i telefonini e mi sono detto forse è anche plausibile che sia così. Ecco, un cliente della Motor Valley, se vogliamo vederla così, potrebbe avere ancora più difficoltà di un cliente normale nell'avere questa customer experience sicuramente pessima. L'altro pezzo è quello dell'ecosistema. Avete parlato prima di collaborazioni, estendere le filiere. L'ecosistema che vada anche cross industry e quindi la convergenza di industrie diverse è sicuramente uno dei punti su cui ragionare molto per cercare di far sì che questo cambiamento sia veloce. Su questo torneremo dopo, poi sono d'accordo che sulle considerazioni iniziali che hai fatto, che si ricollegano anche al discorso fatto con Claudio Domenicali, c'è una semplificazione, ma anch'io percepisco molto queste tifoserie, c'è chi è contento, insomma, che sono secondo me sbagliate, perché bisogna guardare nell'interesse, in un interesse superiore. Che non è facile poi da comunicare effettivamente. Il titolo è Electric, credo che ci si potesse aspettare che oggi da questa parte si parteggiasse per l'elettrico, mettiamola così. Quanti di voi guidano un'auto elettrica per alzata di mano? Curiosità statistica. Vediamo. Chiedilo sul palco prima. Full electric per alzata di mano. Abbiamo una persona in sala, quindi è una percentuale. Quindi no, però è interessante. Di chi è invece sul palco? Una. No, due persone in sala. Però questo è da deformazione professionale, da giornalista che ne prova diverse di auto, e la raccolgo sempre questa statistica, perché l'elettrico è qualcosa che puoi conoscere fino in fondo solo dopo che lo vivi come esperienza. Nel bene e nel male, nel senso, in tutti i sensi. Comunque, non ci perdiamo, scusate questa digressione, andiamo avanti e partirei proprio da chi l'auto elettrica la sta producendo, perché partiamo dal costruttore cittadino Maserati, Davide Danesin, tu sei quello che sta plasmando
la prima Maserati elettrica della storia, la nuova Gran Turismo, 1200 cavalli, poi ci sarà la Grecale, la gamma Folgore. Le auto sono su strada, chi vive a Modena probabilmente le ha viste, io le ho viste fotografate pure ieri, le ho spizzate in fabbrica durante la presentazione della MC20 Cielo. E quindi intanto ti una domanda molto semplice, come sta andando? Cioè, cosa vi sta sorprendendo di questa prima esperienza in elettrico e che difficoltà state incontrando? Perché ci devi dire anche le difficoltà magari. Sì, diciamo che è un'esperienza che in Maserati intanto è iniziata un po' di anni fa. Mi sono ritrovato molto nelle parole di Domenicali, no? Cioè, dove un gruppo di appassionati dell'azienda ha intravisto questa opportunità di poter codificare il DNA del branding con una soluzione full electric. Da allora abbiamo cominciato a lavorare e, come dicevi, siamo nella fase finale dello sviluppo. Sicuramente è una tecnologia che ha delle grandissime potenzialità. Molte degli aspetti nell'utilizzo del prodotto, nell'esperienza cliente, la parte prestazionale, le possibilità di controllo di questi oggetti sono fenomenali, come diceva anche Domenicali, quindi la prestazione reale del mezzo è notevole. Però è una tecnologia che comunque è in una fase iniziale della sua evoluzione e maturazione. Quindi oggi, quando andiamo a confrontare una vettura elettrica con una vettura termica, siamo in grado di trovare degli ottimi pro e degli ottimi contro per entrambe, no? In particolare Maserati ha fatto una scelta che ritengo coraggiosa ma molto impegnativa, che è quella di gestire la transizione dal termico all'elettrico sostanzialmente declinando i propri prodotti sia nella versione termica che nella versione elettrica. Questo fa sì che è immediatamente sperimentabile nel momento in cui le vetture saranno disponibili come il DNA è stato declinato sul prodotto tradizionale termico e come il DNA è stato tradotto invece nel mondo elettrico. Ovviamente sono due facce di una medaglia, entrambe le esperienze sono estremamente appaganti e se volete è molto delegato a quella che è la sensibilità e all'aspettativa del singolo cliente, la scelta corretta. Per noi la grandissima sfida, la grandissima difficoltà è stata quella di portare avanti uno sviluppo definendo delle basi tecniche che permettessero, una volta che questo confronto viene operato, di mettere davanti il cliente al dilemma di quale delle due comprare. Perché sono due esperienze assolutamente notevoli, complementari, e quindi il nostro massimo e la nostra massima ambizione è che una volta provata la macchina ci venga detto: non so quale comprare. Questa è l'ambizione o tu pensi, avendo provato forse tutte e due, che io personalmente credo che sia un'ambizione realizzabile. No, ma questo sì, ma tu, dopo che sei salito su entrambe, cosa dici? Giustamente. Ma credo che faccia molto parte della cultura del singolo, no? Okay. Domenicali lo diceva benissimo, oggi le macchine termiche hanno sicuramente tra i pregi rispetto alle elettriche il fatto che sono oggetti molto maturi, la tecnologia è molto ottimizzata, la vettura è molto leggera. La vettura elettrica invece è gravata dal peso della batteria, quindi per quanto uno sia bravo, la stessa vettura elettrica finisce per pesare 400 kg in più. Quindi l'esperienza di guida è diversa. Ovviamente la macchina elettrica ti permette un controllo eccezionale in tutte le situazioni e delle accelerazioni brucianti, delle prestazioni fenomenali. La macchina termica magari è meno cattiva nelle accelerazioni, ma trasmette tantissime altre emozioni, dal sound all'agilità della vettura su un percorso misto e così via. Quindi credo che al giorno d'oggi, nonostante tutti i nostri sforzi, magari un amante di una guida Gran Turismo potrebbe anche gradire di più una vettura termica su un percorso di montagna piuttosto che una macchina elettrica su una pista dove riesce a esprimere la potenza nel miglior modo possibile. Quindi è sicuramente un'avventura anche quella che avremo davanti, di vedere come i clienti si pongono rispetto a questo prodotto. È chiaro che noi come Maserati, dicevo prima, non vediamo assolutamente la morte nel breve del motore termico e quindi abbiamo scelto di sviluppare soluzioni modulari
anche perché vendiamo in più di 70 mercati nel mondo, questa transizione non sarà omogenea in tutto il mondo e quindi noi riteniamo che valga assolutamente la pena fare Maserati elettriche e fare Maserati termiche. E questo è un aspetto importante da ricordare, l'Europa ha degli obiettivi più vicini, 2035, che poi ancora deve essere confermato, altri paesi vanno più avanti e quindi un global brand deve chiaramente vedere tutti quanti i mercati, uno spesso vede soltanto la visione diciamo da dove stiamo parlando, ecco. Volevo spostarmi a questo punto su chi fornisce pezzi fondamentali di tecnologia a chi costruisce automobili. Qui abbiamo Giulio Lancelotti che, come detto, rappresenta Bosch, che non ha bisogno di presentazioni e che di componenti, componentistiche e tecnologia ne fornisce da sempre tantissima. Cambiano le aziende automobilistiche, si riorganizzano, vi dovete riorganizzare pure voi, perché voi dal Common Rail, da tante parti anche proprio fisiche, adesso vi state rivoluzionando. Cosa state facendo e come vi siete riorganizzati come multinazionale della tecnologia? Sì, intanto buon pomeriggio a tutti e grazie dei complimenti, ma voglio partire da Modenese prima e da Bochler poi a fare i complimenti a Maserati per il lancio che ha fatto ieri sulla MC20 Cielo come loro partner tecnologico, perché credo sia stata una presentazione, un'auto veramente meravigliosa. Spostandomi a rispondere alla tua domanda, la sfida è grande perché noi dal 1886, come hai detto, facciamo pezzi. Ci siamo resi conto poi che la complessità tecnologica, con l'aumentare e con il passare del tempo, è incrementata direi esponenzialmente, e diciamo una decina di anni fa abbiamo cominciato a capire l'importanza, si parlava nell'intervento di prima di tecnologia ed emozioni. Parto dalla prima, tecnologia. Noi consegniamo ogni anno, pensate, più di 200 milioni di centraline con all'interno codice software, questa parola software che ha travolto il mercato dell'auto. La nostra sfida adesso è cercare di posizionare il software come una componente stand alone, andando quindi a generare servizi per quelli che sono gli automobilisti, di fatto chi vive la mobilità, che invece è un termine che a noi, a differenza per esempio che per Ducati, sta molto a cuore. Noi facciamo tecnologia per la mobilità. Ed emozioni perché? Perché di fatto tante volte, anche dalla tua domanda, uno si chiede perché questo switch, perché la necessità per un'azienda come la nostra di cercare di vivere questo cambiamento anche al di là della fornitura di componenti. Vediamo adesso la fortissima dipendenza che c'è per esempio verso i semiconduttori, di cui avrete tutti sentito parlare, perché si sta andando a lavorare tantissimo nel miglioramento di quella che è l'esperienza di guida di chi usufruisce alla fine del veicolo, indipendentemente dal fatto che questo sia elettrico o no. Noi lo abbiamo fatto andando a creare una vera e propria divisione, lasciatemi dire, che si chiama Cross Domain Computing Solution, che mette insieme tutte le componenti dei vari dipartimenti di Active e Passive Safety, proprio per andare a generare dalle esperienze, dalle competenze che ci sono, software stand alone, quindi video perception ad esempio, tutte funzionalità che permettono di arricchire l'esperienza che viene, un esempio su tutti, dalle mappe, quindi di fatto avvisare il conducente, la sicurezza è un tema che sicuramente a noi sta molto a cuore, quando ci sono pericoli o comunque oggetti davanti a lui. Quindi in un qualche modo il cambiamento è qualcosa che stiamo vivendo, è un cambiamento non per forza da componente, quindi da pezzo a software, ma sicuramente verso quello che è il cambiamento che la mobilità sta vivendo e quindi l'importanza sempre più di dare un'esperienza al cliente finale che sia qualitativamente importante. Il software è centrale, questo ormai è una certezza. Per fare software qualche pezzo è comunque necessario, è un pezzo fondamentale e anche molto piccolo. Dipende, insomma, adesso magari ce lo disegni su questo LED wall. Comunque, perché appunto la transizione passa anche per i famigerati microchip, di cui tutti parlano sui giornali da mesi, perché sono, diciamo, i protagonisti dello shortage, che ha mandato in tilt tutto e tutti, qualsiasi settore, e che adesso insomma si sta un po' riprendendo. E quindi la prima domanda sorge spontanea. Non ti chiedo quando ne usciremo, perché questo non nessuno in questo momento ha questo potere, ma in virtù del fatto che l'auto elettrica è più, come posso dire, connessa, evidentemente complessa, quindi ha bisogno di più microchips,
Questa situazione può rallentare, sta rallentando il tema della transizione dal vostro punto di vista, che di microchip ne fornite a iosa anche all'industria automotive, o no? Allora, domanda complessa, buon pomeriggio, cercherò di dare una risposta. Innanzitutto è corretto il discorso relativo allo shortage, ma lo shortage lo vorrei sottolineare dal punto di vista dell'anticipazione. Cioè il semiconduttore è stato il primo elemento che ha fatto vedere un ritardo di ciò che oggi abbiamo visto tutti, perché lo soffriamo anche noi, di tantissime altre materie prime. Per le sue caratteristiche, essendo abilitante ed essendo all'interno di buona parte di tutta l'elettronica, dal mondo del consumer all'auto, è normale che i pezzi più piccoli sono i primi che vengono a finire e quindi di conseguenza subito dopo sono arrivati i metalli, sono arrivati i connettori, sono arrivati tutti gli altri elementi che fanno parte della moderna tecnologia applicata alla nostra vita quotidiana. L'impatto è in questo momento credo abbastanza, se parliamo di elettrico probabilmente è il settore che ha meno sofferto, perché essendo un settore disruptive per tutti, forse per noi un po' meno perché sono circa 15 anni che lavoriamo nell'elettrificazione, i primi esempi li abbiamo fatti soprattutto sulla potenza 25 anni fa con i primi transistor MOSFET in carburo di silicio, 10 anni fa abbiamo lavorato con la motorsport per alcune applicazioni utilizzando le competenze della Motor Valley per anticipare e come diciamo noi debuggare, quindi andare a mettere il perfetto tuning di alcuni dispositivi di potenza in applicazioni sportive dei motori. Oggi ci siamo trovati nelle condizioni che siamo i primi fornitori al mondo di componenti di potenza per l'auto elettrica, che per una realtà diciamo che ha, ripeto, ha avuto la visione di investire a livello industriale, quindi non parliamo di qualche componente, parliamo di volumi considerevoli di dispositivi che non sono dell'ordine dei nanometri. A volte parliamo di dispositivi di dimensioni 100-1000 volte più grandi con complessità non indifferenti, parlo della potenza, quindi i famosi transistor degli inverter. A questo punto due parole su cos'è questo elettrico. L'elettrico sono quattro pezzi, il puro elettrico c'è un pacco batterie che è la parte più importante, ne abbiamo parlato prima, magari lo approfondiamo. Poi abbiamo un oggetto che serve a caricarlo, che si chiama un board charger o si chiama charger. Poi abbiamo il sistema di trazione, quindi l'inverter vero e proprio, la centralina, che alimenta un motore elettrico. Questa è tutta l'architettura, i pezzi sono tutti lì, gli amici di Bosch lo conoscono estremamente molto meglio di noi, ma all'interno ognuno di questi pezzi ha tutta una serie di caratteristiche uniche. E tornando alla domanda, essendo l'elettrico un mondo nuovo, tutti quelli che si sono trovati a lavorare nell'allancio di questo nuovo mondo, i car maker, i tier one e noi, ci siamo mossi in netto anticipo e siamo, diciamo, abbastanza allineati con quello che è il trend che ci aspettavamo. Questo, non so se ha risposto alla domanda, però identifica come sulle disruption aziende come la nostra, l'azienda di componentistica, come le aziende delle auto, devono avere una visione che, se la andiamo a guardare con la hype curve di Gartner, tutte le innovazioni noi le dobbiamo guardare almeno 5 anni prima. Perché altrimenti non abbiamo la forza industriale di consentire al momento in cui arriva l'innovazione di avere noi stessi gli impianti industriali e le tecnologie in grado di poter sostenere 70 milioni di auto all'anno, che tolto l'elettrico dentro c'è tantissima elettronica che è cresciuta negli ultimi 5 anni, ha raddoppiato il contenuto di qualunque auto e nei 15 anni precedenti era aumentato del 50%. Quindi il contenuto delle auto è e sarà sempre di più pesante da un punto di vista di quello che è l'elettronica, che è il componente microchip, che è tutto l'ecosistema che sta attorno. E questa spiegazione tecnica è interessante, io poi lo posso confermare da giornalista del settore auto, perché appunto per avere un'auto elettrica ci vuole un mese, due mesi, tre mesi, per avere un'auto endotermica o ibrida o elettrificata a un altro livello i tempi vanno anche da 6, 10, 12 mesi. Un anno e mezzo, noi abbiamo diverse mail disperate di lettori che ci dicono che arrivano a questi... E questa è la spiegazione, cioè è interessante, ecco, ho appreso anch'io qualcosa di come funziona questa logica dello shortage per quel che riguarda l'auto elettrica. È un bel tema, è un periodo storico estremamente frizzante
e diciamo si stanno tutti lavorando per trovare soluzioni, e secondo me per una startup o ex startup, e qui mi rivolgo appunto a Andrea Airale di B&D, è un momento bellissimo questo, perché fantastico. Io vorrei tornare, meraviglioso. Io vorrei tornare più giovane per ricominciare a studiare e verificare un po'. Ma vieni a lavorare da noi, che c'è. Guarda, assolutamente. Adesso allora, vengo in divulgazione da voi, va bene. Ora voi siete. Allora, vorrei innanzitutto che presenti quello che voi fate, perché non abbiamo neanche avuto modo di parlarci prima, quindi. Vorrei che ti presentassi tu meglio, perché voi siete una startup, ex startup ormai di estrazione universitaria, fate engineering e fate engineering applicati al mondo dell'elettrico. E quindi volevo capire come state vivendo voi, dopo che presenti cosa fate, magari come state vivendo questo momento storico e cosa state facendo, su cosa vi state concentrando in particolare. Assolutamente, grazie per la domanda. Innanzitutto buonasera a tutti. Io sono Andrea Irale, sono uno dei due co-founder di Beyond. Io faccio la classica esperienza di dottorato di ricerca, poi qualche anno da ricercatore. Poi diciamo che l'università pubblica era un po' statica per me e il mio socio, che eravamo un po' troppo agitati, e allora decidiamo nel 2013 di fondare e aprire Beyond. Beyond nasce sostanzialmente con due obiettivi di business: uno, i servizi di ingegneria per l'high performance, e quindi direi che siamo nel posto giusto. L'altro, crediamo appunto nello sviluppo delle applicazioni dei pacchi batterie per i veicoli elettrici nel 2013. Quando, se facciamo un salto nel 2013, era una cosa molto a livello di ricerca, molto embrionale. Questo oggi ovviamente ci ha dato un vantaggio competitivo rispetto ai nostri concorrenti, perché adesso il principale nostro business è proprio sullo sviluppo di soluzioni custom per pacchi batterie e soprattutto quello che è il cuore del pacco batterie, che è il Battery Management System. Quindi noi abbiamo lavorato negli scorsi anni, siamo uno dei delle tre startup che rientrano nel programma di ST Accelerator, quindi abbiamo la fortuna di utilizzare i loro prodotti di nuova generazione, quindi abbiamo questa stretta collaborazione con ST, e sta proprio lì il trucco e il gioco. Come la EQ per un motore a combustione interna è un po' il cuore, perché quello che a parità di meccaniche, quello che tira fuori le prestazioni, esattamente il Battery Management System e gli algoritmi che ci stanno dentro cambiano completamente, a parità di chimica, a parità di soluzioni tecniche e tecnologiche, quella che è la prestazione di un pacco batterie. Noi lavoriamo proprio su questo. A me, quando mi chiedono che cosa fa Beyond, rispondo con una frase estremamente semplice: siamo i sarti dei pacchi batterie. Da noi arriva qualsiasi cosa. Dal pacco batterie del trattore, chi deve fare i veicoli a decollo verticale, la supercar, la moto elettrica, con le soluzioni più disparate che potete immaginare, perché facciamo pacchi batterie con le celle cilindriche, prismatiche, pouch. Un altro tema che forse non è stato toccato, ma che sollevo, ma che abbiamo visto essere un punto estremamente cruciale nel pacco batterie: il sistema di raffreddamento. Di climatizzazione, sì. Di climatizzazione è un punto che cambia completamente la prestazione di un'auto elettrica. Sentivo parlare Mate, noi insieme ai colleghi di CSI che vedo qua in sala abbiamo lavorato sulla performance termica proprio della Mate Rimac, e abbiamo proprio toccato con mano cosa vuol dire gestire una prestazione della più potente auto elettrica attualmente in produzione e quanto è fondamentale gestire la prestazione termica. La prestazione di una vettura elettrica si gioca tutto lì. E quindi, ovviamente, da innovatore spezzo una lancia a favore della vettura elettrica, perché dove si giocherà la partita è sulla batteria. Condivido l'analisi e la battuta che è stata fatta, che l'Europa e l'Italia deve assolutamente investire su qualcuno che produca batterie qui, perché sennò non siamo assolutamente competitivi. Noi non facciamo produzione, facciamo prototipi, ma roba che prima arrivava in 2 settimane per consegnare, specialmente nel mercato del motorsport, adesso arriva in 4 mesi, e quindi dobbiamo sperare che adesso l'accelerazione da questo punto di vista arrivi da Termoli con Stellantis, che sta lavorando per quello e il progetto è confermato, e poi con Italvolt per questo progetto, diciamo, che c'è in Piemonte ancora, diciamo, sulla carta, disegnato da Pininfarina, di cui si è parlato un po' negli ultimi mesi. Ma poi torniamo un attimo ad approfondire il discorso di come gestire la batteria al meglio, e poi io lo posso confermare, la gestione ti cambia l'auto. Noi abbiamo fatto diverse prove consumo, le auto elettriche, quelle più moderne, oggi si possono aggiornare, diciamo, via etere, over the air, e questa cosa fa cambiare le performance delle auto in una maniera incredibile. Noi abbiamo preso un'auto a dicembre, ha fatto un consumo
diciamo, non accettabile per il tipo di auto. L'abbiamo ripresa 2 mesi dopo con l'aggiornamento software, ha consumato il 18% in meno rispetto al software di preserie. Lì era chiaramente un bug magari del veicolo specifico, però ci sono delle dinamiche incredibili che passano attraverso il software. Tutti discorsi molto tecnici, però stiamo parlando di mobilità, perché l'auto elettrica deve prossimamente, con i giusti tempi, eccetera, arrivare nelle case di quante più possibili persone, e deve quindi essere anche accessibile. Il che non è banale come considerazione, nella misura in cui sappiamo che l'auto elettrica costa di più e che i prezzi stanno aumentando, a prescindere dall'auto elettrica, per un discorso come dire, di materie prime che su tutti i telegiornali. Ci sono aumenti di prezzo incredibili sugli listini di auto, che nell'ordine anche di 7.000 euro in pochi mesi. E quindi è un tema molto importante. Quindi come rendere accessibile l'auto elettrica, l'auto elettrificata, è una questione che sta cambiando e cambierà probabilmente il mercato. E qui abbiamo con noi chi in qualche modo rappresenta la più grande società di noleggio in Italia, l'ISIS, che fa parte del gruppo Stellantis, Rolando D'Arco, a cui voglio chiedere che previsioni voi fate da questo punto di vista, perché il noleggio stava già prima crescendo moltissimo, noleggio fra i privati, quindi noleggio a lungo termine, eccetera, che cambia insomma, il paradigma dal possesso, o meglio, dall'acquisto al possesso. Come prevedete che cambierà ancora di più il mercato alla luce della transizione e del fatto che queste auto elettriche o elettrificate costano di più? Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'introduzione. L'ISIS è una società che opera, quindi una joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole, che nell'attuale configurazione offre prodotti, soluzioni, mi tocca dirlo, mobilità, anche se il termine magari prima non è stato così popolare, ma questo è il nostro mestiere. Noi nasciamo come società di lungo termine, quindi un prodotto molto inizialmente indirizzato alle grandi flotte, un prodotto che si è progressivamente sdoganato ed è quindi avuto negli anni un grandissimo sviluppo grazie proprio alla penetrazione in nuovi target di clientela, quindi parliamo delle piccole e medie aziende e recentemente dei privati. È un target, come dicevi, che ha avuto è un settore che ha avuto negli ultimi anni una crescita a due cifre, quindi l'ultimo anno, quindi 2021, ovviamente venivamo da un 2020 molto difficile, ma di fatto il noleggio a lungo termine ha recuperato il terreno perso e ha cominciato a crescere. Viviamo in questo momento, ovviamente come tutti, le conseguenze di questo shortage prodotto, con problematiche abbastanza importanti vis-à-vis dei nostri clienti che hanno ordinato le vetture e che vorrebbero averle ovviamente quanto prima. Negli ultimi 4 mesi dell'anno possiamo dire che, a fronte di questa contrazione dell'immatricolazione legata alle difficoltà del momento, il noleggio ha tenuto, quantomeno ha perso qualcosa, ma è riuscito a mantenere questo trend. Questo perché in realtà si sta sviluppando moltissimo questo nuovo canale che rappresentato dai clienti finali, e quindi privati, piuttosto che piccole e medie aziende, che vedono nel noleggio in realtà un'opportunità per evitare tutte quelle che sono le incertezze legate alla gestione dell'auto, legate alla detenzione dell'auto, alla svalutazione dell'auto, e affrontare una serie di perturbazioni che in effetti possono poi toccare la tasca dei clienti. In particolare se elettrica. In particolare elettrica. Infatti noi oggi abbiamo un ruolo molto importante nello sviluppo della mobilità elettrica, proprio per questo, perché in realtà riusciamo a vincere anche quell'incertezza legata alla nuova motorizzazione e a tutte le conseguenze che ovviamente ci sono. Quindi non è un caso che questo prima che nel 2021 che una vettura su tre elettrica venisse in Italia noleggiata. Quindi da questo punto di vista è un prodotto che quindi contribuisce in qualche modo a rassicurare il cliente, ma nello stesso tempo, essendo un prodotto finanziario, crea di fatto l'opportunità per rendere più accessibile, quindi a fronte di prodotti che sicuramente costano di più, offre sicuramente l'accessibilità.
Noi oggi stiamo lavorando in queste direzioni, quindi abbiamo una flotta molto importante, parliamo di 400.000 veicoli, i nostri clienti ci chiedono soluzioni di mobilità sostenibile, quindi elettrico, ibrido, e stiamo lavorando in due direzioni. Da una parte stiamo costruendo una nostra struttura di ricarica, un'infrastruttura di ricarica. All'interno dei nostri centri, l'ISIS, i clienti possono trovare delle soluzioni di ricarica gratuite, comprese nel prezzo. Ovviamente non potremo fare noi il ruolo di tanti, ma ovviamente noi stiamo già lavorando in questo senso, stiamo investendo, a breve avremo circa 3.000 punti di ricarica diretti dove i nostri clienti possono andare e ricaricarsi gratuitamente. L'altra è creare delle soluzioni di mobilità che puntano fondamentalmente all'economicità, quindi all'accessibilità, e alla flessibilità, che è un altro trend molto importante del mercato della mobilità. Oggi i clienti vogliono impegnarsi sempre meno e avere delle soluzioni che permettano nel corso degli anni, dei mesi, di cambiare soluzione e magari di trovarne un'altra. Stiamo finanziando ovviamente questa crescita anche grazie all'accesso al mercato dei capitali. Abbiamo di fatto primi nel gruppo Stellantis, si è messo per finanziare questo piano, anche abbiamo emesso un green bond, quindi abbiamo raccolto 500 milioni con una raccolta ordini incredibile, quindi più di 2 miliardi di euro da 130 investitori istituzionali, che quindi ci stanno dando sicuramente fiducia, quindi danno fiducia sia al brand l'ISIS sia ovviamente a questo piano che punta da una parte all'infrastruttura, da una parte alla creazione di soluzioni che permettano accessibilità e flessibilità. Il noleggio come porta dell'elettrico, e tra l'altro aggiungo io, con altri studi dicono che il noleggio potrebbe essere proprio il cambio del paradigma, no? Le auto che costano, i costruttori rimarranno sempre proprietari delle auto in qualche modo, anche perché poi ci sarebbe tutto un discorso da fare su cosa succede dopo all'auto, dopo 7, 8, 10 anni, la seconda vita delle batterie, e il fatto che il costruttore mantenga la proprietà del veicolo noleggiandola apre più facilmente a questo tipo di, perché la batteria è una miniera d'oro in tutti i sensi, sia quando la devi, diciamo, comprare, utilizzare, che quando poi eventualmente la devi riutilizzare e poi successivamente smaltire. Però questo è un altro tema molto interessante su cui si potrebbe aprire un altro talk dedicato. Torniamo a noi, torniamo ad Andrea Regalia un attimo con un altro giro di domande e ripartiamo sempre dal contesto. Mobilità è la parola chiave che non piace a tutti, l'altra parola chiave che hai citato tu stesso prima è quella di ecosistema. Ecosistema perché l'auto elettrica abbiamo capito che è un po' di hardware, ancora ovviamente stile, tutte le cose emozionali eccetera, ma c'è un discorso software sempre più preponderante, batterie e tutti i servizi che ci ruotano intorno. È un ecosistema più semplice da un punto di vista meccanico, tecnico, ma molto più complesso da tutti gli altri punti di vista, e soprattutto ci sono tante opportunità. Cosa vedete voi? Sì, sono d'accordo, devo dire che anche, diciamo, il panel, l'eterogeneità di questo panel già fa capire un pochino la direzione. Per non allungare troppo i tempi, forse non avete messo anche un assicuratore, che potrebbe essere un altro rappresentante di questo ecosistema sempre molto più ampio che si sta formando. Allora, un tema sicuramente è quello del software, che pone delle opportunità, se vogliamo, anche per chi costruisce veicoli, di occuparsi anche di altre parti e quindi o delegare, come ha sempre fatto, a qualcuno, o prendersi in carica quello sviluppo del software internamente, no? È un tema importante che crea evidentemente delle collaborazioni, delle necessità di collaborazioni con l'ecosistema. Per capire la ricaduta sulla Motor Valley, uno può immaginare a quanti diciottenni si potrebbero fare felici depotenziando una macchina prodotta da queste parti per fargliela guidare nei limiti di norma di legge, no? Per poi riabilitarla successivamente. Questo è abilitato dal software, diciamo che una, diciamo, vettura elettrica è nativamente connessa, è sempre più assisted alla guida, e quindi va un pochino a prendere tutte le complessità non soltanto dell'elettrificazione ma di tutta la trasformazione che sta avvenendo in questo mondo. Poi diciamo che c'è un tema di batterie sicuramente importante. Hai detto hardware, hai detto software, non hai detto dati. Ecco, questo è un altro tema importante. Il BMS centrale per le performance della batteria. Ovvio che qua tutti pensino all'ingegneria e a quel pezzo di parti. Io mi immagino chi dà servizi di mobilità e fa prodotti finanziari quanto debba stare attento al valore residuo della batteria, che dipende dai dati. E lo dico da agente interessante, perché poi sennò mi alza il canone della vettura, quindi è vero che me lo flessibilizza, ma alla fine fa pagare a me il costo ulteriore dell'auto all'inizio, no? Quindi è un tema importante anche da quel punto di vista lì.
Un altro tema, tu hai parlato di riciclo delle batterie, che se vogliamo può dire trasformare in opportunità quella che è una liability, un onere. Se vogliamo potrebbe essercene un altro, prendo lo spunto dalle colonnine che voi state installando. In generale ci sono tante aziende che stanno occupandosi di installare colonnine oggi per la ricarica pubblica, poi chi compra auto da queste parti probabilmente carica molto più a casa in altri tipi di esperienze. Ecco, anche quella è una liability, un costo per il sistema complessivo. Si può immaginare che ad esempio nelle smart cities o in altre situazioni si possono creare degli ecosistemi che trasformano quelle colonnine in opportunità di revenues, facendole diventare dei chioschi digitali interattivi, facendoli diventare dei sensori nella città che recepiscono, e quindi qua lo dico anche a chi poi fa tutti gli elementi dell'ecosistema, no? Che prendono la pollution e l'inquinamento piuttosto che la videosorveglianza, creano delle soluzioni molto più intelligenti. Un po' bisogna anche fantasticare, ma bisogna guardare oltre per poi costruire le cose. Chiaro. Torno da chi costruisce le cose, le Maserati, che non sono proprio cose semplici in questo caso e poco emozionali, perché appunto le emozioni, l'abbiamo detto prima, per le vostre auto sono fondamentali. E una delle componenti funzionali alle emozioni è quella che sicuramente potrebbe mancare sulla vostra prima elettrica da un punto di vista meccanico, è quella del suono, del sound. Ci puoi anticipare qualcosa di come state lavorando per risolvere questa questione e se effettivamente avete trovato una soluzione e quanto diciamo è importante trovarla dal vostro punto di vista, da quello che avete visto con le ricerche fatte sui clienti? Sì, per noi è importantissimo trovare una soluzione. Devo dire che fin dal primo giorno c'era un credo a tutti i livelli dell'azienda sul fatto che l'esperienza di guida Maserati richiedesse un sound e lo richiedesse sicuramente anche sulla vettura elettrica. Nel fare questo sicuramente Maserati ha in qualche maniera affrontato quello che è un po' il challenge che stanno affrontando tutti, cioè quanto della tua tradizione e di quella che è l'esperienza che il cliente si aspetta dal tuo brand nel modo in cui l'ha conosciuto nel tempo puoi recuperare e quanto invece devi guardare avanti per dare la dignità di un futuro a un prodotto che vuoi guardare molto più avanti, no? Quindi l'attività noi l'abbiamo impostata un po' decodificando, adesso lo semplifico, tecnicamente sono state utilizzate tecniche abbastanza sofisticate di trattamento del segnale. Diciamo, siamo andati a estrarre dalle nostre vetture termiche quelli che riteniamo gli elementi fondamentali del sound Maserati. Le armoniche giuste. Le armoniche giuste, se vuoi, piuttosto che caratteristiche dell'andamento delle armoniche, e l'abbiamo utilizzata come base per costruire un nuovo sound. A quel punto però abbiamo chiaramente dovuto guardare avanti, guardare al futuro. Sicuramente non potevamo scimmiottare in qualche modo il comportamento del motore termico, anche perché la dinamica tipica di un motore elettrico è completamente diversa. Sappiamo che il motore elettrico non ha le marce, no? La caratteristica sonorità di una macchina termica è molto influenzata da come il sound varia con i cambi marce. Quindi su questo abbiamo dovuto applicare delle idee, diciamo così, che avrete modo di testare quando presenteremo la vettura, direi a inizio dell'anno prossimo, per convertire questo sound in qualcosa di più futuristico, ma con delle forti radici basate su quella che era la nostra tradizione. Sono operazioni sempre abbastanza complicate e complesse, perché siamo nel mondo del toccare le emozioni delle persone, quindi se volete non se ne esce con una legge matematica, bisogna trovare le corde giuste, la parte soggettiva è molto importante, no? Diciamo che tutti i test interni che stiamo facendo con persone di vari livelli dell'azienda, anche persone non strettamente tecniche, sembra trovare un ottimo gradimento, quindi siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto finora e ansiosi di farvelo provare a tutti. Anche questa è un'opportunità, perché appunto la musica è un qualcosa creato dall'uomo e si pensa a cosa si è sviluppato intorno al concetto di musica, quindi
È un tema in cui non bisognerebbe avere pregiudizi, ma vedremo cosa avete combinato. La batteria l'abbiamo toccata, l'abbiamo cominciato un po' a sviscerare, non possiamo entrare troppo in profondità perché non basterebbe una giornata intera. E torno da Giulio Lancellotti perché prima abbiamo toccato il discorso dell'importanza della batteria, la connessione della batteria, cioè quindi c'è un tema hardware, ma c'è un tema anche di gestione, ma c'è un tema anche di raccolta dei dati. E voi su questo state facendo, è una parte diciamo molto immateriale, ma molto importante, abbiamo già toccato l'argomento. Voi cosa state facendo per controllare dall'alto, se così si può dire, le batterie? Sì, allora la scelta è stata una scelta strategica che l'azienda ha preso circa 6 anni fa, vi parlavo prima della volontà di andare a posizionarci anche su una parte di servizio stand alone, quindi senza componente. Bosch non è presente oggi sul mercato delle batterie high voltage, che sono di fatto il cuore dei veicoli BEV per intenderci, e ne rappresentano anche il valore stimato dal 30 al 50%. Quello che il nostro centro di ricerca ha portato avanti, che poi è diventato un vero e proprio servizio stand alone, è stato quello di andare a studiare quello che in inglese viene definito l'electrochemical modeling, quindi il comportamento delle batterie all'interno del tempo. Questo è diventato a tutti gli effetti un servizio che ha preso il nome di Battery in the Cloud. Il filone tecnologico è quello del digital twin, quindi della rappresentazione in cloud di quello che è il comportamento dell'asset batteria. Perché questo tema, a valle di tutte queste considerazioni, diventa importante per alcuni degli interlocutori che sono con me su questo palco? Perché permette di lavorare sulla riduzione di costi, perché hai un monitoraggio di quello che è lo stato di salute della batteria puntuale, quindi soprattutto per esempio per un car maker o anche per chi offre servizi di noleggio a lungo termine, ad esempio, permette di evitare ingenti recall campaign o problemi importanti sul campo. Pensate ad esempio a chi utilizza diversi battery provider, quindi si trova ad avere problemi differenti da diversi provider, ma soprattutto, tema ancora più importante, a creare nuove opportunità di business e nuovo valore. E qui apriamo tutto il tema della second life battery su piattaforme di rebrokering di queste batterie, cioè cosa succede alle batterie. Noi lavoriamo sia in Cina che in Europa che in Nord America con enti certificatori per andare a restituire, una volta che la batteria arriva non per forza a fine vita, ma anche semplicemente si cambia la proprietà della vettura, un certificato, chiaramente fatto da provider terzo, che ti permetta di capire quello che è il reale stato di salute dell'asset batteria. Quindi in qualche modo la creazione, in questo caso, di un servizio stand alone, non facendo noi componente da un punto di vista di batteria high voltage, ci ha permesso di scoprire un nuovo mercato. Perché quando compreremo sempre più persone, anche in questa sala, un'auto elettrica magari di seconda mano fra 3, 4, 5 anni, non si andrà a vedere dal meccanico di fiducia come sta tanto il motore, che tendenzialmente sarà messo bene, la carrozzeria la vedete da voi, ma la batteria non la potete vedere, la chimica non la potete vedere, e questo tipo di servizi faranno la differenza, sì, per sapere se quella batteria, e questo lo spiego in chiave sempre divulgativa, ha una capacità residua, diciamo del 70%, dell'80%, del 75%, perché le batterie perdono la loro capacità energetica nel tempo, e controllarla è fondamentale perché molto dipende anche dall'uso dell'auto. Io faccio queste precisazioni, mi inserisco in chiave divulgativa, ma non so se stai... Ti dico, giusto a completamento, quando abbiamo cominciato a esplorare questo tipo di mercato, pensate che lo stato di salute della batteria a volte veniva scritto su un foglietto a matita da alcuni car maker, quindi capite che era completamente autoreferenziale. Andare a certificare un asset importante come quello della batteria diventa un tema soprattutto per gli utilizzi che se ne possono fare a posteriori, ad esempio sistemi di storage, li utilizzi su seconde vetture. Ma poi i concessionari neanche lo sanno, se vede un concessionario gli chiedi mi dica lo stato della batteria, quello ti guarda e dice vabbè, gliela ricarico, prendo i morsetti, cosa fa? Cioè, insomma, è un tema ancora su cui c'è tanta ignoranza, c'è tanto da imparare. Torno da Nunzio, torno al componente piccolo ma non troppo piccolo, dipende dalle situazioni, ma lo vorrei affrontare da un punto di vista geopolitico, perché appunto le materie prime si legano ai microchip, si sa che, come lo stesso discorso si può fare con le batterie, però insomma i componenti
i componenti che fanno un microchip fanno la differenza, i componenti che fanno un'auto elettrica sono tanti, c'è un problema di interdipendenza da paesi da cui sarebbe bene non essere dipendenti, ma i microchip potrebbero fare la loro parte in qualche modo, perché voi potete guidare il cambiamento dei materiali che vengono utilizzati. Questo ne abbiamo parlato, è un tema che mi ha affascinato molto, quindi lo lascio spiegare a te. Il tema geopolitico lo lasciamo da parte. Okay. Però tecnicamente parlando, sicuramente noi stiamo affrontando nel mondo dell'auto una rivoluzione che è quella dell'elettrificazione. Ricordiamoci che l'auto nasce a 12 volt, come dico io, elettrotecnicamente parlando. L'ultima legacy che ci consente oggi, ci tiene oggi il 12 volt in auto, fino a poco tempo fa era una lampadina delle luci di posizione, eccetera, ma ormai l'auto potrebbe tranquillamente viaggiare su qualunque tensione di interesse del resto dell'architettura. Tecnicamente parlando, alla fine, io faccio questa piccola premessa divulgativa, ma in realtà per arrivare al punto, sono tre i punti fondamentali per Maserati sicuramente al top, ma anche per il più piccolo dei monopattini elettrici. Cioè, alla fine hai le prestazioni, hai i pesi e hai i costi. Sono tre assi. Allora, su questi tre assi, la nostra esperienza di azienda dei semiconduttori, che fa un po' da enabler, noi abbiamo abilitato con i MEMS il mondo della consumerizzazione, dei nostri telefonini che ruotano, tutto quello che ne consegue. Siamo sempre stati appunto un po' innovatori. Ci siamo accorti che, avendo anche una certa esperienza nella potenza, intesa come gestione della conversione di potenza, alcuni temi sono fondamentali da affrontare. Si affrontano olisticamente con le partnership, non si affrontano da soli. Noi facciamo un pezzetto. Però ci siamo inventati un po' il mestiere di parlare con i sistemisti, quindi parlare con i colleghi tier 1 e tier 2, parlare con i car maker, parlare con l'università, cercare l'innovazione. Oggi il tema, ad esempio, delle terre rare o delle materie prime, del rame, che è un punto estremamente importante, il motore elettrico ha dei componenti che sono difficili da gestire, particolarmente costosi. La stessa vettura, cambiare un powertrain elettrico da una certa potenza a un'altra, cambiare la tensione del pacco batterie, significa cambiare la dimensione dei cablaggi, significa cambiare i pesi e quindi cambiare anche le performance e i costi, che in questo momento tutto ciò che è legato a materie prime è oscillante come una bandiera al vento. Per fare questo noi abbiamo cercato di lavorare appunto in un ecosistema, ed ecco il motivo per cui siamo alla Motor Valley, partecipiamo all'acceleratore, abbiamo bisogno di esperienze per ad esempio andare a guardando l'elettronica di un'auto o un motore elettrico, tutti quei pezzi dove l'introduzione di un maggior performance nella componentistica consente di miniaturizzare ciò che è legato alle materie prime. Faccio l'esempio dei trasformatori, dei condensatori, che sono elementi companion, che stanno assieme nell'elettronica al semiconduttore, che però oggi, se facciamo una chiacchierata fra Maserati e Bosch, credo che se mettiamo giù un pareto di tutti i costi, il semiconduttore è un bene, diciamo, a buon prezzo, se confrontiamo quello che è oggi il connettore, quello che oggi è un trasformatore, un'induttanza, perché sono legate alla materia prima. Come? Architetture innovative, sia delle macchine elettriche, quindi lavorare con chi conosce l'innovazione dei motori elettrici e insieme capire quali sono le condizioni che miniaturizzano la necessità, ad esempio, di terre rare. Oppure sulla conversione di potenza, far scomparire, alzando le frequenze, quindi con degli escamotaggi tecnici, utilizzando componentistica di ultima generazione per ridurre al minimo la necessità di avere dei componenti che non siano semiconduttore ma che hanno un peso, ma soprattutto sono legati alle materie prime. Il terzo tema è quello, ad esempio, la connessione. È difficile oggi pensare, ma un domani potremmo avere un'elettronica dell'auto che comunica con il faro o radio. Risparmi un connettore da una parte, un connettore dall'altro, un cablaggio, 300 grammi di fili. Se avessi idea di quali sono, e qui Maserati, se facciamo la domanda, i chilometri di fili elettrici all'interno di un'auto e i pesi correlati, noi ci stiamo preoccupando del pacco batterie, che è sicuramente un tema, ma vi assicuro che chi nel mondo oggi sta avendo un grande successo sull'auto elettrica ha ragionato foglio bianco. E questo è il punto di differenza. Ragionare su un foglio di carta non è mobilità, non è l'auto. Io devo mettere un oggetto in grado di muoversi con un powertrain elettrico da un punto a un altro. Faccio finta che non so come è fatto un'auto.
Qual è la user experience che voglio? Voglio un'auto ad altissime prestazioni? Allora, la dimensione performance e la dimensione è pesi. Voglio un'auto per tutti i giorni? Allora, questo tipo di approccio, che io chiamo la giungla, per i prossimi 5-10 anni piloterà tutte le roadmap degli car maker fino a quando si arriveranno a dei punti. E la geopolitica c'entra, perché eliminiamo la dipendenza da materie prime che comunque, lì torniamo al footprint ecologico, hanno un impatto, perché estrarre litio o andare a fare operazioni sul neomidio eccetera non è proprio il massimo. Fare sistema, parlarsi di più per appunto usare meno materiale, capire come le soluzioni che consentono di usare meno materiale per risparmiare sulle materie prime, questo è sicuramente uno spunto, diciamo, di riflessione molto interessante. Non facciamo nomi su chi parte da un foglio bianco, lo dico io, Tesla, che comunque ha questo vantaggio, cioè il vantaggio competitivo di Tesla è quella di aver pensato senza, diciamo, partire da un'architettura preimpostata da 100 anni di storia. Mi permetto di fare da questo punto di vista. No, ci sono altri che invece stanno facendo l'opposto, partendo da una grandissima esperienza nell'auto, centenaria, hanno ripresentato l'auto in modo completamente diverso, ragionando olisticamente, soprattutto con delle partnership. Tesla è una delle tante, posso dirlo perché quasi tutti i clienti al mondo che oggi hanno l'auto elettrica li potrei menzionare, da BYD a Renault, hanno tutti un pezzetto di semiconduttore DSetti dentro, e soprattutto hanno tutti ormai la necessità di ragionare in maniera disruptive, non per forza da un foglio bianco, però assieme sì, è un ecosistema, non è più la catena di filiera normale di una volta. Serve, è qualcosa che si lavora tutti insieme e serve tanto pensiero laterale. Andrea, the next big thing dal tuo punto di vista, voi lavorate tanto sulle batterie, sul software della gestione, ma secondo te quale potrebbe essere, voi che insomma guardate alle innovazioni possibili al di là di quello su cui lavorate specificamente, la chimica della batteria, il software, un materiale nuovo, qual è secondo te la cosa che potrebbe essere una chiave, se c'è dal tuo punto di vista una chiave di volta, e da dove potrebbe arrivare? Assolutamente, come veniva detto prima, le principali innovazioni che vediamo sulla batteria sono sostanzialmente tre: la chimica, quindi noi lavoriamo tanto con le università perché veniamo dalle università, quindi testiamo le celle quando sono ancora in uno stato embrionale, quando non sono ancora pronte per i costruttori automobilistici che hanno bisogno della soluzione da montare, ridi da testare e quant'altro, quindi la chimica sicuramente consentirà di fare un salto avanzatissimo, si parla delle nuove chimiche a base zolfo che consentono di svincolarsi completamente dal litio, e di zolfo sappiamo benissimo che in Europa e specialmente in Italia ce n'è tantissimo, ma presentano dei problemi di instabilità, quindi la chimica sicuramente è un campo dove c'è sicuramente tantissimo da fare. L'altra cosa, si parlava di software e di tutti i servizi collegati al software, anche noi stiamo lavorando su tutto il tema del second life, in particolare con Stellantis e con Free to Move, perché le batterie si possono trasformare in un business, specialmente perché non è detto che quando una batteria arrivi a fine vita non vada bene per altre applicazioni. L'automotive sappiamo benissimo che l'applicazione top, che richiede delle prestazioni assolutamente che nessun altro mercato consente, ma ci sono tutta un'altra serie di mercati, lo stazionario, i pannelli solari piuttosto che altro, che hanno delle prestazioni molto inferiori. Quindi c'è tutto il tema del software. E poi torno sulle applicazioni di come utilizziamo un pacco batterie. Noi abbiamo la fortuna di avere la visione di diversi mercati, perché da innovatori e da sperimentatori e prototipatori li vediamo un pochino tutti i mercati, e come viene utilizzato un pacco batterie. Questa è una cosa che spesso viene data per scontata, ma fa veramente la differenza. Quindi le prestazioni, come si usa un pacco batterie, può cambiare veramente, citavi prima l'aggiornamento software, il 18% dei consumi. Se lo diciamo su un'auto a combustione interna penso che nessuno ci creda. Ecco, invece sulla vettura elettrica è assolutamente possibile, proprio perché è un campo vergine e non ci sono delle soluzioni validate. Abbiamo recentemente smontato un pacco batterie di una Tesla, di una Volkswagen e di altri costruttori, non c'è una soluzione che è uguale all'altra. Quindi c'è tanto da fare, ci sono tante opportunità di crescere e di business, e sono sicuro che stiamo gestendo un momento di transizione, ma non un momento che sarà critico, un momento in cui c'è veramente tanto da fare, e noi, forse perché siamo in una posizione privilegiata per il mestiere che facciamo, vediamo veramente tanto lavoro da fare, dove però serve il contributo di tutti, dei costruttori, dell'azienda di consulenza, del grosso tier one, di chi fa i componenti, della startup innovativa, e non dimentichiamocelo, della politica.
che veramente in questo momento, dove ci sono tante risorse che possono dare una bella spinta, sono sicuramente un punto vincente. Spunti molto interessanti, perché si traducono, si potrebbero tradurre tutte in opportunità di investimento di nuovi business, e ce n'è davvero per tutti. Quando si dice che la transizione mette per esempio a rischio posti di lavoro, in realtà le frontiere su cui lavorare sono davvero, davvero, davvero tante. Ultima domanda, e poi il tempo, mi dicono la regia, si è esaurito. Tornando sul tema dell'accessibilità dell'auto, su queste nuove formule, stiamo andando, abbiamo già discusso del perché si sta andando verso il noleggio, ma ci sono delle formule molto più avanzate che stanno arrivando e che prendono spunto da tanti altri settori in cui si viaggia su abbonamento. Da questo punto di vista, cosa state facendo voi? Come la vedete? Magari vedremo anche in futuro una supercar, ma un'auto sportiva su abbonamento. Chi lo sa? Ecco. Ti rispondo, c'è già. Perché ce l'abbiamo con Maserati. Però su questo volevo tornare, hai detto una cosa che mi stimola molto, perché in realtà quindi una fonte di ispirazione nella ricerca di nuove soluzioni, soprattutto indirizzate alla mobilità elettrica, arriva dalla subscription economy, no? Quindi dal fatto che oggi sempre più clienti si rivolgano siano interessati molto di più alla fruibilità di un bene in servizio piuttosto che a possederlo. Le piattaforme di streaming, musica, video sono una buona fonte di ispirazione. Partendo da lì e ricercando sempre la flessibilità e l'accessibilità di cui vi parlavo, abbiamo elaborato tante soluzioni, facendo saltare quelli che tradizionalmente erano dei paletti tipici di un contratto rigido come potrebbe essere il contratto di noleggio. Abbiamo la prima soluzione in tal senso, è una soluzione pay per use. Abbiamo di fatto, per migliorare l'accessibilità, oggi i nostri clienti possono acquisire un veicolo elettrico o ibrido pagando un canone molto snello e facendo dipendere l'addebito mensile dai chilometri effettivamente percorsi, quindi il noleggio a chilometro. È una soluzione che si presta molto a chi oggi vuole comunque avere la vettura sotto casa sempre disponibile, ma magari fa un utilizzo discontinuo del veicolo. Altre soluzioni sono legate a far saltare proprio dei paletti, dei limiti che prima avevamo. Uno di questi è il chilometraggio. Chi si avvicina a queste formule non sa quanti chilometri farà. Oggi abbiamo delle soluzioni a chilometraggio limitato e aggiungo a ricarica illimitata. Proprio grazie anche alla collaborazione che abbiamo con, citavi Free to Move prima, oggi offriamo, incluso nel canone, delle soluzioni di ricarica illimitata compresa nel prezzo. Altre soluzioni più indirizzate ai privati sono quelle, è un prodotto che abbiamo lanciato, è un best seller questo, Free to Move, scusate ho sbagliato, Be Free, si tratta di un prodotto che fa saltare un altro vincolo, che è il vincolo della durata. Oggi molti clienti hanno paura di impegnarsi per 4 anni, per 3 anni, soprattutto se acquisiscono un veicolo elettrico, perché magari pensano che tra 2 anni potrebbero avere una diversa esigenza di mobilità o potrebbero essere non soddisfatti da quella soluzione di mobilità. Questo prodotto permette di impegnarsi teoricamente per un periodo più o meno lungo, 36-48 mesi, ma dopo un primo periodo di utilizzo di liberarsi del veicolo restituendolo senza avere più alcun onere, quindi anche lì utilizzo e non possesso. Di recente l'abbonamento di cui parlavamo prima l'abbiamo fatto anche con Maserati, l'Isis Car Cloud, con Amazon ti abboni, attraverso Amazon ti abboni, vai in un Isis Mobility Store e ti puoi, con un impegno minimo di 12 mesi, puoi avere, pagando un canone mensile, puoi avere un veicolo, anche un veicolo premium come un Maserati Levante. E questo dà ovviamente la possibilità ulteriore al cliente di poter fruire di quello stesso veicolo in altre parti d'Italia, sempre rivolgendosi ai nostri centri, e magari di cambiare anche nel corso dell'anno di abbonamento, cambiare anche tipologia di veicolo, rivolgendosi magari a un veicolo più piccolo, più grande, a un veicolo per andare in montagna, eccetera. Quindi ci sono tante soluzioni che partono da una base, che è quella appunto del noleggio tradizionale, il noleggio lungo, ma che puntano ad allargare lo spettro di clienti che si rivolgono ovviamente alle soluzioni, facilitando l'accesso anche alla mobilità elettrica.